consentitemi di tornare a dire qualcosa. Intanto buonasera, benvenuti, grazie di essere venuti a questo concerto, grazie a Gabriella che ha fatto l'invito. Allora, il primo brano che avete ascoltato era, non è riconosciuto, era la sua Piazzolla, un brano generalmente non conosciuto, è il tema di Maria. Avete visto anche che ho suonato uno strumento un po' più piccolo degli altri, questo si chiama clarinetto piccolo mi bemolle, non perché io sono piccolo. Mi ricordo quando abbiamo insegnato la presidenza onoraria a Renzo Arbore, non vi dico le battute che ci sono uscite, quello suo. Bene, allora, tema di Maria, e adesso, visto che tanto Piazzolla va sempre, tanto potremmo fare prima o poi, lo facciamo subito. Libertà.
primo quartetto in Italia, forse nel mondo, a suonare anche con un soprano, con un tenore. Siamo stati tutti, questo possiamo dire, concerti, perché ancora oggi non c'è nessun altro quartetto che opera, che fa dei concerti con il soprano, con il tenore. Purtroppo siamo arrivati secondi, nella tendenza a livello anche mondiale, quello ormai di creare un tipo del genere, con una percussione, perché chiaramente il pubblico va a divertirsi, e questa è la soluzione ideale. Bene, una in Africa. Thank you.
cercare un messaggio che i bambini di Siviglia non abbiamo dovuto fare perché non si trovano. Ma tu stesso? Petit frère. Thank you.
Allora, mentre noi prendiamo veramente due minuti di fiato, la parola a Michele. Un prezzo importante.
questo brano è un po' di nostalgia di canzoni italiane che il maestro Valentino Iezzi ha provveduto a rimettere un po' insieme. Il titolo è Canta Italia, ma i brani li conoscerete.
che ultimamente insomma, stiamo riportando in
voga, stiamo facendo conoscere al pubblico più classico. Il titolo è Jazz Band.
singolarmente sono due cavalli di battaglia nostri. Il primo è di Gardner e il titolo è Misty. Thank you.
certi cosi lunghi li facciamo quando ne erano lunghi, basta. Sono troppo lunghi. Bene, allora noi ringraziamo nuovamente Gabriella per l'ospitalità e voi per la presenza e vi salutiamo con l'ultimo brano che per chi ci conosce non può non mancare. Il titolo è Blues e siamo stati i primi, anche in questo caso siamo stati i primi a fare questo brano e adesso è il più suonato da parte di tutti, però continuiamo a farlo con l'ultimo brano del nostro concerto. Arrivederci alla prossima occasione, grazie. Thank you.
cosa stranissima è che è Roma, scherzato. E mi chiedono, so perché mi ha inviato da loro, se il professore Sandra, allora, lei si chiama Nizzi Deontino. La signora si chiama, posso dire, Del Bianco Olivetta. Olivetta abita in via Concetto. Thank you.
Grazie.